Buonasera a tutti, ben trovati. Quest'anno il nostro ciclo dedicato all'ambiente inizia con Sara Seganti a parlarci di alieni in Adriatico. Quest'anno abbiamo dedicato questo corso ai cambiamenti che ci sono legati ai cambiamenti climatici, con l'intenzione di capire che cosa sta avvenendo intorno all'uomo e soprattutto capire come l'uomo potrà adattarsi ai cambiamenti climatici che sono attorno a lui, perché in realtà facciamo molto parlare del come si adatterà il clima, come si adatteranno gli animali, come si adatteranno le piante, ma spesso e volentieri ci dimentichiamo che anche l'uomo, che da sempre si è adattato ed evoluto ed è cambiato, grazie anche probabilmente ai cambiamenti climatici, sta seguendo un'evoluzione molto forte. Ma una delle prime situazioni, interazioni fra uomo e mondo animale e ambiente, la troviamo proprio in questo problema. Noi siamo soprattutto orientati a quelli che sono i problemi del mare, negli alieni, ovvero in questi che non sono extraterrestri, ma sono questi organismi di vario tipo che stanno in qualche modo invadendo il nostro mare e l'Adriatico in particolare, non tanto perché l'Adriatico ne sia pieno più degli altri, alla fine anche gli altri mari sono del Mediterraneo sono altrettanto toccati da questo problema, ma il mare Adriatico, come il Mar Nero, ha questa caratteristica di essere un mare chiuso con una piccolissima bocca di trasmissione con il resto del Mediterraneo, che a sua volta ha una piccolissima trasmissione verso i grandi oceani e una artificiale che però probabilmente non ha portato solo del bene da questo punto di vista, si è anche portato del bene sotto tanti altri punti di vista. Dal punto di vista della diversificazione delle specie, ha portato sì una diversificazione delle specie, ma non sempre positiva. Questo perché il titolo che ci propone Sara Seganti è un po' alieni contro autoctoni in qualche modo, perché parecchi alieni rischiano di mettere in serio pericolo la biodiversità a cui siamo abituati. E la biodiversità dell'Adriatico è una biodiversità importantissima nel mondo, probabilmente una delle biodiversità marine più grandi e più variegate che ci siano in tutto in tutte le acque marine del mondo. E quindi metterla in pericolo per colpa in qualche modo anche un po' dell'uomo che un po' per certi tipi di allevamenti non controllati in certi periodi, un po' per le acque di sentina, ovvero queste acque che vengono scaricate dalle navi per i problemi di zavorra, creano e si diffondono nel mare e hanno trovato qui un ambiente positivo. Purtroppo nell'Adriatico, come in Romagna, si mangia bene e chi ci viene non vuole più andare via. E questo è un problema, perché se si mangia tutto quello che c'è, poi rischiamo di rimanere noi senza nulla. Due esempi ma ce ne parlerà meglio la dottoressa Seganti, due esempi particolari. Il granchio blu, di cui tanto sentite parlare in questi giorni, in questi mesi, ha una proliferazione enorme, non ha nemici praticamente, è un tipico dei mari americani, ed è un granchio che è onnivoro quasi, io credo, e quindi mangia un po' di tutto e ogni nidiata si compone di qualche milione di piccolini. E non trovando nemici rischia di mettere in serie difficoltà, lo abbiamo già visto, abbiamo avuto delle avvisaglie, qualcuno dice che sta attaccando le anguille, qualcuno dice che sta attaccando anche le vongole. Un altro esempio è quello della noce di mare. La noce di mare è una specie di medusetta piccolina che ha l'abitudine di cibarsi dei piccoli, di esseri post-larvali, di pesci, molluschi, crostacei, e quindi
viaggiando in massa rischia di distruggere là dove si trova tutte quelle che sono gli aspetti benefici delle narsiri, ovvero di quelle zone particolari in cui i nostri pesci, i nostri esseri viventi del mare hanno l'abitudine di riprodursi. La dottoressa Segatti è una ricercatrice, viene dall'Università di Ravenna, se non sbaglio, si è laureata qui, e quindi il nostro corso di biologia marina ha prodotto sicuramente delle figure molto importanti e soprattutto ha dato vita ed è cofondatrice del CESTA, di questo centro di ricerche marine di Marina di Ravenna, che io non smetto mai di elogiare perché come centro di ricerche marine, pur provenendo da un mondo diverso da quello della pesca, ha avuto la buona abitudine di approcciarsi anche al mondo della pesca e di fare sinergia e squadra con i pescatori per riuscire, ad esempio per quanto riguarda le seppie, a convincerli a non utilizzare le idrolasche, le idropulitrici per pulire le nasse e distruggere migliaia di uova di seppia e tante altre, con una tanta altra collaborazione anche per quanto riguarda gli aspetti delle tartarughe. Il CESTA di Marina di Ravenna, chi lo vuole andare a visitare, quando ha le tartarughe è molto interessante perché ha varie tartarughe in cura, perché funge da vero e proprio ospedale per le tartarughe recuperate che hanno dei problemi. E quindi poi anche sugli squali, un'attenzione agli squali, che pensiamo sempre non ci siano in Adriatico, ma in Adriatico ci sono anche gli squali, anche se sono piccoli. Io ricordo aver conosciuto un pescatore che mi raccontava che a 12 anni lo mandavano giù quando si impigliavano le reti a spigliare le reti e gli dicevano: fai in fretta perché altrimenti arrivano i pescecani che ti mordono nelle caviglie. Ed infatti i nostri piccoli pescecani non mangiano l'uomo, ma le caviglie dei bagnanti potrebbero anche attaccarli. La parola alla dottoressa Segatti per questo argomento, che spero sia avvincente. Grazie mille della parola, Pier Giorgio, e buonasera a tutti. Mi scuso del ritardo, ma il parcheggio alle 5 del pomeriggio a Ravenna è un massacro veramente allucinante, quindi chiedo venia del piccolo ritardo. Detto questo, quello di cui vi andrò oggi a parlare in maniera molto sintetica è la situazione in particolare del nostro mare Adriatico, in particolar modo nei confronti di quelle specie che in teoria dovrebbero essere le principali combattenti, così chiamiamolo, delle famose specie aliene, e quelle che oggi sono le specie aliene che hanno preso oggettivamente terreno nel nostro mare. La prima parte della mini lezione, così possiamo chiamarla, la porterò avanti io. Successivamente, nello specifico di specie aliene, vi parlerà poi il mio collega, il dottor Bueloni. Allora, un po' di cose le ha già giustamente anticipate Pier Giorgio, ma di fatto sappiamo che bene o male il nostro mare, il Mar Mediterraneo, è un mare veramente particolare. Pur essendo molto piccolo, ha una sfaccettatura di ambienti, habitat e di caratteristiche che hanno fatto sì che, nel bene o nel male, il Mediterraneo venisse annoverato per il mare con tanti mari. Abbiamo il Mar Ligure, abbiamo il Mar Tirreno, abbiamo il Mar Adriatico. La necessità di dovergli ulteriormente attribuire un nome nasce proprio per il fatto che ognuno di loro ha una particolare caratteristica e ha una sua peculiarità intrinseca che fa sì che sia speciale dal suo punto di vista. Parlando del mare Adriatico, oggettivamente il mare Adriatico subito all'occhio appare un mare stretto e lungo e di fatto è, come il mare Mediterraneo, un mare semichiuso. La profondità del mare Adriatico è veramente molto bassa rispetto ad altri mari, in particolar modo a nord l'Adriatico ha una profondità che si aggira intorno ai 300 metri di profondità, bassissima rispetto ai 2.000-3.000 metri di profondità che vogliamo andare a cercare in alcuni punti del Mediterraneo. Il punto più alto del mare Adriatico si aggira intorno alla zona della Puglia, largo della Puglia, e raggiunge discretamente i 1.000 metri. È comunque di fatto un mare basso.
Le caratteristiche del mare Adriatico sono poi le particolari che lo rendono proprio un mare speciale. Ha un fondale di per lo più e prevalentemente sabbioso, zone rocciose lungo l'Adriatico, dalla parte ovviamente italiana ne troviamo veramente poche, e ha una presenza elevata di fiumi, soprattutto al nord. Il Po fa da padrone, ma se pensiamo solo all'Emilia Romagna, Ronco, Montone, Lamone, Savio, veramente tutti questi fiumi fanno sì che il mare Adriatico, nel mare Adriatico venga portata una tantissima quantità di materia organica, di sostanza organica, che dà vita ad un ciclo di biodiversità sia vegetale che animale impressionante. La minor circolazione delle acque, il fatto di chiamarlo semichiuso giustamente al nostro orecchio dice già qualcosa, rende anche diversa la circolazione dell'acqua e di conseguenza anche i vari termoclini, ovvero la varia temperatura che l'Adriatico bene o male ha all'interno del suo circuito. E poi, come dicevamo, la bassa profondità, che è relativa, però fa sì che l'Adriatico cambi aspetto velocemente. Guardiamo le ultime mareggiate degli ultimi giorni, la velocità con cui cambia lo stato del mare e la pressione che subisce anche atmosferica è impressionante rispetto magari a un Mar Tirreno o semplicemente a un Mar di Sardegna o un Mar Ligure. Detto questo, come accennato anche prima, l'Adriatico annovera una delle più alte biodiversità del Mar Mediterraneo ed è proprio dettata da tutte quelle caratteristiche che prima citavamo. La biodiversità è impressionante ed è dettata principalmente dal fatto che ci sono veramente tante e diverse tipologie di specie, senza poi dimenticare ovviamente gli uccelli marini, che fanno anche da padrone, poiché gli stessi uccelli marini vanno a interagire con quella che è la biodiversità marina, poiché principalmente il loro cibo base sono ovviamente i pesci. I molluschi ovviamente ne fanno da padrone, cozze, vongole siamo tra i principali produttori, ma non dimentichiamo anche la seppia, che è un elemento cardine della pesca in Adriatico. E poi comunque abbiamo crostacei, pesci di varie tipologie e tipo, e tra le categorie mammiferi e rettili annoveriamo giustamente l'unica principale specie, che è la caretta caretta tra i rettili. Ogni tanto sporadicamente abbiamo tartarughe verdi e avvistamenti di liuto, che sono le più grandi presenti nelle categorie delle tartarughe marine, ma principalmente c'è la caretta caretta. E poi abbiamo i mammiferi. I mammiferi annovera il tursiope come cardine e cetaceo principale nel nord Adriatico. A sud dell'Adriatico interagisce anche con la stenella, che è un delfino un pochettino più piccolo a livello proprio di dimensioni, e sporadicamente con la balenottera comune. Nel complesso comunque è una biodiversità importantissima e dettata proprio dalle caratteristiche del nostro mare. Tuttavia è una biodiversità stupenda, ma sempre più in declino e in pericolo. In pericolo per quale motivo? Perché ovviamente il nostro sistema mediterraneo, pur essendo così piccolo, ha una si può dire impronta dettata dall'uomo impressionante. Ci sono tante cause che rendono e affannano il Mar Mediterraneo e in particolar modo l'Adriatico, perché è nel bene o nel male un mare che condividiamo anche con l'estero, e di conseguenza le diatribe tecniche, politiche, di pesca e quant'altro lo rendono veramente un mare molto bersagliato. Il bersaglio principale è inutile girarci attorno, io ci lavoro, vado fiera di quelli che io definisco i miei pescatori, ma tutto sommato ad oggi uno dei principali problemi che il nostro mare, Mediterraneo in generale, ma l'Adriatico anche in particolare, ha è purtroppo la sovrappesca. L'eccessiva colpire la biodiversità marina costantemente e molto spesso per certe specie senza dei limiti di legge stabiliti e indicati fa sì che purtroppo molte siano le specie che sono bersagliate costantemente e di conseguenza hanno subito inevitabilmente negli anni un declino.
La pesca purtroppo ne fa padrone nel bene o nel male, porta cibo a tavola, molto spesso rispetta le regole perché comunque ci sono per molte specie tagli quantitativi e leggi ben scritte, per altre purtroppo c'è un eccessivo, a malincuore, utilizzo e usufrutto della risorsa e di conseguenza si è annoverato negli anni un declino inevitabile. A questo dobbiamo aggiungere inevitabilmente quello che prima definivamo cambiamento climatico che ci sta perseguitando sia a livello mediatico ma che di fatto nella vita di tutti i nostri giorni ne possiamo prendere atto e toccare con mano, il cambiamento delle temperature. Non fa più freddo quando dovrebbe far freddo e a tutto ad un tratto ci troviamo il freddo quando invece le temperature dovrebbero essere inevitabilmente più miti. E poi ci troviamo davanti a estati torride dove non piove praticamente mai, possiamo pensare all'estate scorsa che bello, è bellissimo tutta l'estate senza una goccia d'acqua, andiamo al mare tutti i giorni, però inevitabilmente non solo noi ne risentiamo di questo caldo e freddo, ma tutte le specie. Cambiano i cicli riproduttivi, cambiano inevitabilmente il loro stato, la loro posizione proprio all'interno del sistema mediterraneo. Si spostano quando non si dovrebbero spostare e ci sono quando non ci dovrebbero essere. E quindi molto spesso i pescatori entrano proprio in dinamiche completamente diverse da quelle che noi definiamo la loro routine. Se la seppia, per un esempio, si pesca bene o male da fine marzo a luglio, l'anno scorso di seppie i pescatori non ne hanno vista praticamente mezza rispetto a quelli che dovevano essere il trend di presenza e quindi praticamente al primi di giugno hanno tirato a sé i cogolli per la pesca delle seppie perché di seppie non ce n'erano. Invece a ottobre e novembre sono comparse le seppie, cose che tecnicamente nella biologia e nel movimento della seppia all'interno del Mediterraneo non dovrebbe essere. Questo è solo un esempio, ma molte specie ne hanno completamente risentito. E l'inquinamento da un punto di vista è sempre comunque una piccola goccia che tartassa comunque nel bene o nel male la nostra biodiversità marina, che presente in maniera preponderante o latente come possono essere sversamenti, inquinamenti, incidenti e quindi cambiamenti anche all'interno della chimica dell'acqua, ma anche quello non aiuta e soprattutto non aiuta gli stadi larvali di questi pesci, perché loro in particolar modo, e si parla di pesci ma si parla anche di crostacei e di molluschi, ne risentono inevitabilmente, soprattutto per quanto riguarda la crescita e quindi l'accrescimento. Proprio di questi cambiamenti climatici, la sovrappesca e l'inquinamento hanno fatto sì che, come dicevo, molte specie ne abbiano risentito e molte specie ad oggi sono scomparse. E stanno scomparendo. Una su tutti è quella famosa specie che in linea di massima ad oggi avrebbe potuto aiutare nel bene o nel male, o meglio quel gruppo di animali, quella categoria di animali che nel bene o nel male oggi avrebbe potuto aiutare a tenere a bada quelli che sono gli alieni che sono arrivati ai nostri mari. E quindi uno su tutti è praticamente lo squalo. Gli squali, chiamati più in generale elasmobranchi, sono praticamente presenti nei nostri mari. Esistono circa 500 specie diverse di squalo nel mondo e sono veramente tante. Di queste 500, nell'ultimo censimento, ne sono state praticamente contate la metà. Molte specie, dei 500, 250 specie non se ne trova più presenza dagli ultimi 7-8 anni. Nel mare Adriatico in particolar modo abbiamo a che fare con circa 30 specie diverse di squalo, dal nord al sud bene o male possiamo rinvenire specie diverse, si parla di grandi classici come squalo volpe, quindi squali molto molto grandi, ma non dimentichiamo che tra gli squali sono, e quindi tra gli elasmobranchi in particolar modo, sono annoverati anche gattucci e quindi squaletti un pochettino più piccoli, ma anche razze,
torpedoni, che sono quelle praticamente che danno la scossa per chi non le conosce, e sono tutte maculate, ma sono presenti anche i famosi trigoni viola, che magari facendo il bagno spesso nelle nostre zone in primavera estate ci si trova tra le caviglie in cerca disperatamente di un punto dove poi partorire i propri piccoli. Quindi ce ne sono veramente diversi di specie presenti nel nostro mare, ma anche queste 30 non se la passano per nulla bene. Un piccolo excursus per farvi capire esattamente la categoria è che gli squali sono giustamente dei pesci, ok? E sono inseriti nella categoria cartilaginei. I pesci si dividono tra ossei, come la classica sogliola, per intenderci, o il tonno, e poi ci sono i cartilaginei. I cartilaginei sono quei pesci che di fatto hanno pochissimi punti ossei, cioè la colonna vertebrale principalmente e la parte della mandibola. Tutto il resto praticamente è cartilagine. Gli squali hanno avuto una vita difficile. Una vita difficile, infatti molto spesso sono bersagliati, si ha paura dello squalo, non si capisce la necessità della presenza dello squalo all'interno dei nostri mari. E il perché è molto semplice. Molto spesso io faccio fare un giochino ai ragazzi delle superiori, che invito anche voi a fare adesso in questo momento, semplicemente anche nella propria testa va benissimo. Presento tendenzialmente, per far capire le minacce relative agli squali, questa diapositiva, ovvero ci sono annoverati su questa diapositiva una serie di incidenti. È una casa di assicurazioni americana che tutti gli anni fa un censimento su quali sono gli incidenti più particolari e che quindi sono meritevoli di attenzione per una possibile assicurazione più o meno alta. E tra questi incidenti ci sono la caduta di una macchinetta delle merendine addosso ad una persona. Tendenzialmente in molti paesi del mondo, in Italia no, le macchinette non sono attaccate ai muri, non sono fisse ai muri, e quindi molto spesso quando ti mangiano i soldi, nel sgigottare la macchinetta, queste macchinette cadono e quindi possono essere sindrome di incidente. Il giocare a golf, quindi prendersi praticamente una pallina o una mazza in testa per qualcuno che è un po', come si dice, distratto alle prime armi col golf. La caduta di una noce di cocco in testa. Il gioco della famosa battaglia simulata, quella con i pallini che provoca incidenti. Il morso di uno squalo. Un fulmine che ti colpisce per proprio sfortuna accecata, il mettere su le luci di Natale sul tet di casa o sull'albero di casa e di conseguenza cadere, il farsi un selfie e l'andare a caccia. Io vi do veramente 2 secondi e tra tutti questi incidenti mi piacerebbe che ognuno di voi ne pensasse alla prima classifica dei più comuni in tutto il mondo e ne pensasse a 3 di questi, quindi facesse una classifica, primo, secondo e terzo. Vi do proprio... Allora, il signor dice la caccia al primo posto. I selfie... esponenziale, sì, sono convinta anche io di questa. I fulmini possono essere un'altra valida alternativa. La signora? Le faccio un esempio. A Napoli, in Costiera Amalfitana, 2 ragazzi con tanto di carrozzina si mettono in un punto panoramico a farsi un bel selfie e la carrozzina va giù per il dirupo, la strada in realtà, e praticamente viene colpita, fortunatamente il neonato illeso. Sì. Oh. I treni, si avvicina ai treni, i ragazzi sono folli, le dico, sì. Se li fanno in macchina. Quindi direi che il selfie potrebbe essere molto gettonato come incidente.
Allora, visto raccolto un attimino le idee, vi faccio vedere qual è risultata la classifica del 2022, quindi fatta da questa assicurazione nel 2022. Al primo posto, con 150 vittime, la caduta di una noce di cocco in testa. Ne fu anche testimone l'ex presidente americano Obama, che in visita alle Hawaii venne praticamente buttato a terra dalla Guardia del Corpo per evitare una noce di cocco. E direi che questo, a quanto pare, per questa assicurazione è uno degli incidenti più frequenti. Al secondo posto abbiamo ovviamente i selfie, con 94 vittime in incidenti, quindi in un anno. Al terzo posto le macchinette, perché purtroppo veramente in molti paesi del mondo non ne sono attaccati, quindi ne combinano. 53 vittime la caccia, che anche quella mantiene il pseudopodio. 15 vittime le luci. 13 vittime i fulmini, però nel 2022, quindi magari sono stati più graziati delle 500 di... Le 4 vittime per il golf. 3 vittime per la battaglia simulata e nessuna vittima nel 2022 per morso di squalo. Questo è principalmente per farvi capire in maniera un po' divertente che di fatto c'è tanta preoccupazione nei confronti degli squali, ma che nella maggior parte dei casi ci sono cose molto più pericolose dello squalo in sé. Lo squalo principalmente non ha la missione di attaccare l'uomo e di conseguenza di dire oggi che cosa mi pappo una gamba di un surfista. In realtà no, l'unica particolarità e problema che c'è nei confronti proprio dell'uomo è il fatto che nella maggior parte del mondo, dove a volte ci sono i famosi attacchi dello squalo, è il fatto che semplicemente lo squalo scambia il surfista visto dal basso, e questa foto ve lo può dimostrare, per una foca oppure per una tartaruga, prede principali e molto ambite dallo squalo, poiché sono ricche di, consideratemi il termine, ciccia, e di conseguenza massima resa, poca spesa. Di conseguenza lo squalo tendenzialmente attacca, ma che cosa attacca? Attacca le parti più vulnerabili, dove si parla proprio di gambe o di braccia, e quindi molto spesso ci sono ferite, fortunatamente senza la morte della persona, più che la morte certa, poiché lo squalo, una volta che ha percepito le ossa sotto la pelle, molto spesso strappa la vittima, per il semplice fatto che per lo squalo non vale la pena. Non è sufficientemente in carne la preda per poterla per sprecare tutte le sue energie proprio per mangiarla. Lo squalo spreca energie a manetta, quindi ha anche poche capacità mobili, non riesce a farla retro, deve ricominciare l'attacco, quindi a volte non sempre la preda che sceglie può essere la sua effettiva, quella di interesse, che realmente poi morirà sotto le sue fauci per nutrirlo. Di fatto nessuno squalo, come vi dicevo, nemmeno lo squalo bianco, ci considera di una sua preda. E il fatto di avere questa suggestione, quest'ansia nei confronti della specie è proprio dettata da quella che poi è la cinematografia. Cioè, il famoso Spielberg, lo squalo, credo che abbia praticamente distrutto la categoria squali e quindi elasmobranchi. E quindi... Esatto, cioè immagino, e quindi di conseguenza poi tutto quello che ne è derivato, perché lui ha iniziato una stirpe di film sugli squali e creando questo senso di ansia e paura, un po' come il lupo e Cappuccetto Rosso, diciamo che bene o male chi ha paura del lupo, chi ha paura dello squalo. Nella nostra giustamente e involontariamente mente, lo squalo, se c'è uno squalo, nel 99,9% dei casi moriremo tutti. In realtà le cose fortunatamente sono diverse. Più del 50% degli squali sono a rischio di estinzione.
Quindi dovete considerare che l'uomo ne è ufficialmente l'unico responsabile. Cambiamento climatico, inquinamento e soprattutto la sovrappesca hanno praticamente decimato nel bene o nel male la specie. E il bersaglio squalo è ad oggi ancora molto perseverato e le leggi che li tutelano praticamente sono minime e valgono soltanto addirittura per alcune specie particolari. Ogni anno l'uomo uccide circa 100 milioni di squali, si parla di tutto in tutto il mondo, di cui praticamente circa 73 milioni sono uccisi per la famosa zuppa di squalo in tutto il mondo, l'Asia e quindi anche le zone maggiormente ambite come possono essere la Malesia, le Maldive eccetera eccetera o la stessa Africa uccidono squali per commercializzarne le pinne. Ma non solo la famosa e famigerata pinna di squalo è il problema che affligge la specie e di conseguenza fa sì che questi animali non abbiano le possibilità e nei tempi gestionali di poter riprodursi. Apro una parentesi, lo squalo di fatto è un animale molto lento a livello proprio riproduttivo, ci mette veramente quasi dai 20 ai 25 anni prima di riprodursi e nella maggior parte dei casi la riproduzione comporta 2-3 piccoli al massimo. Gli animali, gli squali che rilasciano direttamente le uova, quindi depongono, concedetemi il termine, le uova, hanno cicli un pochettino più corti, quindi intorno ai 7-8 anni cominciano a deporre le uova. Ma chi invece l'uovo lo fa schiudere internamente alla pancia e rilascia i propri piccoli, addirittura si parla di 20-25 anni di gestazione. Quindi la riproduzione dello squalo è veramente lenta ed è per questo anche che la sovrappesca e tutto quello che ne comporta a livello di impatto umano fa sì che dall'altro punto di vista non si riesca a sopperire il nostro impatto, come magari invece potrebbe fare una sogliola che rilascia nell'arco di un anno centinaia e centinaia di uova. Lo squalo quindi è una specie veramente bersagliata. Ma la domanda che voglio farvi è: noi mangiamo carne di squalo? Noi italiani intendo, eh? Però smeriglio e palombo sono annoverati tra gli squali attualmente in pericolo a livello di sistema adriatico. Ci sono proprio pesche dedicate, Chioggia in particolar modo, e in Veneto che fanno proprio la pesca al palombo. E molti, il CNR compreso e l'Università anche di Padova, stanno studiando il trend di declino del palombo. Noi di fatto mangiamo carne di squalo. Noi italiani siamo degli ottimi consumatori di squalo e questi sono alcuni esempi: spinarolo, verdesca, smeriglio, squalo grigio, palombo, gattuccio. Molti di noi magari non sanno che è squalo, io lo chiamo sempre la famosa sciura Maria che va in pescheria in centro a Milano, magari si legge palombo o smeriglio ma non arriva a pensare che possa giustamente essere uno squalo, perché di fatto si tende a non scrivere carne di squalo, anche perché magari qualcuno potrebbe un attimino pensarci, ok? Di fatto, però noi ufficialmente la mangiamo e siamo il secondo paese con il maggior consumo di carne di squalo dopo i paesi asiatici. Consideriamo i paesi asiatici un unico grande gruppo, come dicevo la pinna di squalo, ahimè, è purtroppo una delle cose che vanno anche per la maggiore, e noi siamo il secondo paese per importanza di import-export di carne di squalo. La verdesca poi uno su tutto, ma il palombo si dà nelle mense a scuola. E quindi noi siamo gli stessi e primi consapevoli consumatori che stanno nel bene o nel male involontariamente, perché giustamente uno magari non ci pensa, aiutando la riduzione di una specie che attualmente è veramente al collasso, una specie intendo in generale comunque il mondo degli squali. Questa è brevemente un po' il trend e la situazione degli squali. Negli anni 60 la situazione degli squali e delle varie specie di squali in Adriatico era molto era ottima, consideriamo ancora ottima, nonostante il trend della pesca dopo il dopoguerra. Oggi
veramente ci sono specie che non troviamo, nei censimenti facciamo fatica a trovare. Una delle ultime prossime probabilmente alla scomparsa sicuramente in Adriatico è presumibile che possa essere lo squalo grigio. E non si trovano più esemplari e i piccoli vengono quotidianamente prelevati dalla pesca. Quindi è uno dei prossimi animali che probabilmente scomparirà. Il tasso di estinzione, come vi dicevo all'inizio, è del 97% e quindi è veramente alto. E molti tendono anche molto spesso a commercializzare la carne di squalo perché è una carne facile, è una carne che è priva di lische, quindi i bambini la mangiano tranquillamente. Chi non ama pulire il pesce è una carne che non ha nessun tipo di problemi e molto spesso inevitabilmente viene spacciata, concedetemi il termine, per carne di pesce spada. Ok, basta vedere sul banco della pescheria, molto spesso quando tu ti trovi davanti queste due fette, osso sì, osso no, ma se non ci vai a pensare, non ci vai a guardare e magari nella fretta vai anche a consumarle, molte pescherie a volte, a dirla tutta, proprio fanno anche dei ponghini con i cartellini, ce ne siamo resi conto noi semplicemente andando a fare la spesa, spacciano la carne di squalo per la carne di pesce spada, quindi anche altro prezzo, altro costo e altro consumo. Esattamente, perché anche lo spada si potrebbe aprire un grandissimo dibattito in merito e a quello che ne è stata la sorte. Quindi dove non c'è l'osso e dove c'è l'osso sono le due caratteristiche che permettono di capire esattamente se si sta mangiando uno spada oppure si sta mangiando un pesce cartilagineo e quindi uno squalo. Questo era semplicemente per farvi un excursus, questi sono i punti cardine che bisogna guardare per non essere semplicemente frodati e quindi non mangiare carne di squalo. E ricordiamoci anche che comunque anche mangiare tonno a volte implica anche inevitabilmente l'impatto sulla specie squalo, perché solo poche case che producono tonno hanno una pesca sostenibile nei confronti della specie tonno e di conseguenza non vanno ad impattare altre specie. Quando si dice che la pesca al tonno purtroppo è impattante su tante specie, tra cui ad esempio i delfini, sì, ma lo è impattante anche per gli squali. Ad esempio qua è l'ultima delle classifiche che ha fatto Greenpeace, io l'ho estrapolata per farvi capire che esattamente ci sono tonni, tipologie di case che producono tonno, che lo producono in maniera sostenibile, quindi cercando di avere attenzione anche nei confronti di quelle specie che in realtà non dovrebbero essere pescate o non è la specie target che in quel momento interessa alla pesca. E questo è semplicemente un piccolo excursus per farvi capire che essere consumatore consapevole può comunque aiutare a cambiare le sorti di una specie e può aiutare anche a mantenere quel famoso equilibrio relativo a quelle che sono le famose specie aliene, perché quando noi andiamo a cavare gli apici di una catena alimentare che necessariamente, inevitabilmente controlla tutto quello che c'è sotto, inevitabilmente cambiamo il trend. A breve il mio collega vi parlerà di specie aliene come ad esempio il granchio blu, perché il granchio blu non ha più un predatore principale o un apicale in questo mare che potrebbe controllarlo, perché abbiamo completamente alterato inevitabilmente quella che era la piramide alimentare, chiamiamola così, del nostro mare. Se non avete domande su questa prima parte passerei poi la palla al balzo a Elia per parlarvi di specie aliene. Scusi? Commestibilissimo, esattamente, c'è però poi un rovescio della medaglia, bisogna stare molto attenti perché ci potrebbe essere anche l'inverso e adesso infatti Elia vi spiegherà anche quale potrebbe essere il rovescio della medaglia, nel senso commestibile sì, ma poi puntini puntini. Prego Elia. Mi scusi Ria, non ti ho presentato prima, magari ti presenti da solo. Ti presenti da solo così. Aspetto che fa la domanda. Perché
Buonasera a tutti, io sono Elia, sono un biologo, ho fatto un percorso di studi anch'io simile a quello della dottoressa Segati, e tant'è che adesso entrambi lavoriamo al CESTA e io per anche passione mia personale, specie aliene, specie un po' meno aliene, pesci in generale, in quanto pescatore ne sono molto appassionato, quindi ho anche un po' di conoscenze indirette, diciamo, della faccenda. E dopo mi aggancerò a quello che ha detto la mia collega anche sul fatto della mancanza di predatori apicali, che ha un'influenza diretta anche sulle specie aliene e soprattutto come le specie aliene tendono ad essere considerate invasive. Ma adesso andiamo per ordine che vi faccio... Ok. Certo. Volevo chiedere, ormai definitivamente tutti gli angoli del Mediterraneo e probabilmente anche del Mar Nero accettano specie aliene. Ma dappertutto e in acqua dolce, per dirvi, è già così da 15 anni o più. Cioè, le specie allottone, per così dire, ormai sono... Infatti io personalmente, è una mia visione un po' personale, ma... ormai c'è talmente commistione tra specie presenti qualche tempo fa, è proprio difficile ormai parlare di specie aliene in quanto specie. Per esempio, adesso andiamo un attimo avanti, ma per chiarire questo concetto qui, il granchio blu, per esempio, è vero che adesso ce n'è molto, ce n'è un'esplosione, è molto presente, ma lo stesso animale negli Stati Uniti adesso è stato sovrappescato e viene tutelato perché ne hanno preso proprio troppo. Il problema non è tanto il granchio blu in sé, è che manca chi normalmente in natura se lo regola. E noi, ok, ci possiamo mangiare tutti i granchi blu grandi che vogliamo, faremo il problema inverso, che ci mangeremo tutti i granchi blu e non controlleremo quelli piccoli. Ad esempio terra a terra, le gallinelle, avete presente quelle, i capponi, che qui da voi una volta se ne prendeva, cioè la misura era anche buona. È un pesce che si è evoluto esclusivamente quasi per mangiare i primi stadi dei granchi. Il cappone, la gallinella, cioè era anche un missile così, c'erano pesci anche di 3-4 kg. E è stato completamente pescato, quindi noi abbiamo tolto praticamente uno dei principali antagonisti che aveva il granchio blu nelle sue prime fasi di vita, e anche tutti i palombi stessi, le razze in particolare, le razze, se voi vedete, hanno un apparato boccale che sono delle piccole macine in bocca, non sono i denti veri e propri di squalo, perché hanno alimentazioni che sono spinte sul consumo di crostacei, in particolare di granchi. Noi togliamo quello, la specie sì è infestante, nel senso che qui non mi mangia nessuno, non c'è più nessuno che mi tiene a bada, prolifero in maniera incontrollata. Noi anche, è quello che dicevo prima, anche se lo peschiamo non andiamo ad agire lungo tutta la catena di crescita di queste specie. È per quello che non facciamo lo stesso controllo di un ambiente ben popolato, ben strutturato, con diversi animali che possono controllarsi reciprocamente. Diminuiamo proprio la diversità di animali presenti e diminuiamo molto la possibilità di autoregolarsi del sistema. Per esempio, Ada, ce l'ho proprio qua. Queste qui sono le specie aliene comunemente dette, nel senso che proprio teoricamente queste qui da noi, per cui da noi tengo tutta l'asta dell'Adriatico anche verso sud, ma ormai il pesce palla è stato pescato un paio di anni fa anche a Porto Garibaldi, quindi è già arrivato. Questo qui sono anche il pesce scorpione, anche il pesce leone, che comunque è simile. Sono dei pesci che sono tipici di un mare caldo ad elevata salinità come poteva essere il Mar Rosso. Questo non vuol dire che loro vengono qui da noi, ci sono 5 gradi meno, muoio. No, avranno leggermente più freddo, hanno, si dice, fitness in termini, la loro capacità di essere performanti in un ambiente.
sarà leggermente minore, ma se noi abbiamo tolto i loro competitori, loro automaticamente prendono il posto di chi è venuto a mancare. E il pesce palla in particolare, un altro esempio, nelle sue zone d'origine, che comunque anche lì c'è stata una diminuzione degli squali, una diminuzione di chi se lo mangiava, adesso è diventato anche un po' dannoso là, perché si mangia attivamente la barriera corallina. La barriera corallina, per via dell'acidificazione, tende adesso a crescere meno, quindi il concetto è che noi, togliendo qualche attore da una catena molto complessa, si sballa tutto. Pesce scorpione idem. Pesce scorpione è un pesce che, mancando gli squali, perché chi se lo mangia il pesce scorpione sono squali anche non grossi e i barracuda più grandi, ma fondamentalmente si parla di squali o cernie gigantesche. Togliendo questi predatori naturali, lui non ha praticamente competitori, perché vedete, è un rozzo di spine, non è proprio affrontabile da altri pesci. Venenosissimo. Allora, c'è da dire che hanno cominciato a provare a cucinare anche lui adesso lì. Hanno fritto, però, perché fa scena, lo impastellano, fa un po' di scena, ma non c'è poco da... non diventerà mai un piatto stellato probabilmente. Questi qui comunque sono tutti pesci che teoricamente non dovrebbero proprio manco esistere qui, eppure stanno arrivando, perché sia l'aumento della temperatura dell'acqua che gli fa sopportare l'inverno, sia la mancanza di competitori, fa sì che tutto sommato riescano ad insediarsi. Qui c'è anche il pesce balestra, qui c'è, ma anche qui a Ravenna, alle piattaforme, ogni tanto nel periodo estivo si comincia a vedere. È un pesce che nel sud Italia, in Sicilia, in Campania, ma più che altro in Sicilia, è conosciuto col nome di pesce porco. È anche lì più tempo che c'è, ma è 7-8 anni che con regolarità si vede in queste zone del meridione, e anche lì si è sostituito a quelle che erano i grossi spardi, le grosse orate, che sono ancora presenti ma in numero molto ridotto. Anche lui ha un'alimentazione abbastanza simile, tende ad attaccare crostacei, conchiglie, murici. Si è sostituito progressivamente al pesce che noi abbiamo tolto. Discorso del granchio blu, infatti, che è qua. Allora, il granchio blu, è vero che lui è un fortissimo predatore, lui spazzola quello che trova. Adesso c'è il problema anche che tende a mangiarsi il seme di vongola. Queste qui sono zone che ci campano con l'allevamento della vongola, cioè sono danni veri. Torniamo al discorso che avevo anticipato poco fa. Noi, questo animale, cioè il voler dire basta, lo eradichiamo, sono esperimenti già fatti, già provati nel tempo, a parte che non funziona. Cioè, quando una roba arriva, poi a cavarla è quasi impossibile. In acqua dolce sì, queste cose qui sono state provate, bacini più piccoli, fiumi più piccoli, ma non funziona. Se un animale arriva e prolifera, vuol dire che sta meglio degli attuali residenti, e molto spesso siamo noi che abbiamo modificato l'ambiente e l'abbiamo reso meno idoneo a chi c'era prima e un po' più idoneo a chi è arrivato dopo. Il granchio blu, infatti, lui vive molto molto bene nelle lagune, su nella zona di Goro. È pieno, Goro è infestato, anche la zona di Pila, di questi granchi qui. Però anche lì cos'è successo? Nel tempo le canalizzazioni, i flussi d'acqua sono stati rallentati, è stato reso tutto un po' più omogeneo. Lui gli piace la sabbia, il fangone, non ci sono più canneti che tengono l'acqua limpida. Lui è diventato più competitivo rispetto a quelli che c'erano prima. Se noi mettiamo che lo peschiamo tutto,
difficilmente tornerà chi popolava prima quell'ambiente lì, se non andiamo a ricostituire almeno in parte l'habitat originale, senza togliere che sì, lo peschiamo tutto, ma poi probabilmente si va a finire che finiamo il granchio blu, arriverà qualcos'altro che si mangia le vongole, un po' tutte le specie ormai si è arrivato a un grado di conoscenza che andrebbero gestite anche anni, c'è un'esplosione di granchi blu, perfetto, si pescano, ci si dà addosso, quando la popolazione ricala o comunque ritorna entro certi limiti, rispostarsi verso catture di altre specie. Lo so che è molto difficile perché la pesca è settoriale, gli attrezzi sono, però il futuro probabilmente andrà verso questa direzione. Qui per esempio c'è un'altra fetta, diciamo, di animali che vengono. Dica, è una domanda? Ah, prego. No, io sto guardando, vedendo su internet così, ma i pesci serra è una cosa mostruosa. Oddio, pesci. Oh, diciamo. Una cosa nel senso per riproduzione e per attaccare tutti gli altri soggetti. Allora, le dico, e questa qui è proprio di esperienza diretta mia. Io sono un pescatore subacqueo anche, quindi abito qui ormai da 12 anni, insomma, io ho fatto in tempo a vedere sott'acqua quando è arrivato. I numeri che c'erano di questi pesci, e adesso l'abbiamo già pescato, gli abbiamo già spaccato le ossa, perché si è passati da avere esemplari così, la media adesso si è molto ridotta, non è neanche più definirlo impattante, cioè lui adesso, che poi ha preso il posto nelle taglie dello sgombro e della palamita, perché c'è anche da dire quello, ha lasciato, noi abbiamo prima finito il pesce che c'era, lui è arrivato e ha preso un po' il posto dei pesci che c'erano prima. Su internet si trova un sacco di roba riguardo al pesce serra, che è un buon pesce, tra l'altro, cioè dicono un pesce che non è buono, no, un pesce buono, la carne bianca è molto buona da mangiare, almeno a me piace molto. Però anche lì si è fatto tanto terrorismo, perché si chiama pesce serra, che serra è sega in latino proprio. Lui ha un apparato boccale che è come quello dei piranha, uguali. Lui ha denti triangolari seghettati che si incastrano perfettamente. Si è evoluto per cacciare in ambiente costiero o comunque anche al largo, ma andando e venendo dalla costa. Fa impressione perché, a differenza degli altri pesci, lui si è evoluto per attaccare fisicamente gli altri pesci e non ingoiarli interi, staccandone proprio a morsi. Cioè, infatti d'estate può capitare, se qualcuno di voi bazzica il porto o il molo, di vedere dei cefali che nuotano senza la coda. Sono loro che saltano dentro questi banchi di muggini e tendono a mordere, e invece di ingoiare tutto si sono evoluti per staccare un pezzo di pesce e ingoiarlo. Fa impressione, ma come volume di roba mangiata, il fatto di dire che mangiano tutto, ma assolutamente no, anche perché sennò sarebbero molto più facili da pescare, e invece non è così. Hanno i loro orari, un po' come tutti i predatori, tendono nell'arco di una giornata ad avere un'attività di caccia che un'ora alla, due ore all'alba e un'ora al tramonto, e poi ci fermiamo lì. Cioè, non sono leggende quelle che il pesce mostruoso che divora, no, quello no. Fa impressione vederlo a caccia comunque, perché è molto imponente, un pesce. Sì, perché non questo, che tra l'altro il pesce serra a livello atlantico, tipo nella costa di Gibilterra, nel Marocco, c'è sempre stato, nelle isole a Lampedusa meno, ma Lampione, Linosa, le isolette un po' in mezzo al mare della Sicilia, là, c'è sempre stato, un po' sporadico, un po' meno, ma è una cosa che è sempre esistita, anche lì. I principali predatori di un pesce serra grosso così erano squali, perché
quando comincia a diventare grande così, un altro pesce che ti tiene a bada deve essere per forza quello. Abbiamo anche la lampuga, per esempio. La lampuga è un pesce che il pesce delfino giù in Bassa Italia viene chiamato, dopo ha tanti nomi anche a carattere locale. È un pesce che in Nord Adriatico c'è stato, ma era proprio super sporadico. Gli anni che proprio c'era una corrente molto forte che da sud andava verso nord, arrivava qualcosa, ma ne arrivava molto poco. È un pesce che gli piace il caldo, cioè se non fa caldo lui non sale, non viene proprio su, le uova, le larve non si schiudono bene. Delle lampughe negli ultimi 7-8 anni c'è stato un incremento quasi verticale di questi pesci. Qui da noi raggiungono taglie quando va bene così, mezzo chilo, un chilo, due chili, poi tendono a scendere. È un pesce, se qualcuno di voi ha possibilità di andare fuori in mare, agosto, settembre, se c'è qualcosa di galleggiante sul pelo dell'acqua, lui quasi sicuro, una boa, qualcosa, loro tendono ad ammassarsi sotto il cono d'ombra. Difatti vengono pescati trainando attorno a relitti galleggianti e a cose del genere. La ricciola è un altro pesce che era più probabile incontrare qua da noi, adesso è molto molto frequente soprattutto nel periodo estivo. Tutti questi pesci che ecologicamente e biologicamente, nonostante siano mediterranei, per la zona dell'Adriatico potrebbero essere definiti allottoni, ma non lo sono di fatto, perché adesso il loro numero è aumentato, cominciano ad avere delle interazioni con le altre specie, e c'è da dire che però di tutte e tre queste specie ci abbiamo già pensato velocemente, perché il serra l'abbiamo già abbattuto. Se vi ricordate, può darsi che qualche anno fa il pesce serra in particolare nelle pescherie cominciava ad esserci, ma lo vendevano a 4 euro al chilo, 5 euro al chilo, te lo tiravano dietro. È buono, si è passati adesso a meno di 12 o 15, non si trova, è solo che non si trova proprio più lui neanche, perché ci abbiamo già pensato anche a quello. Questo qui è un altro esempio. Allora, qui abbiamo due tipi di barracuda. Abbiamo il luccio marino barracuda, che voi non ci crederete, ma qui nella zona di Lido Adriano, Lido di Dante, io tutte le estati sott'acqua lo vedo. È un barracuda così, non è come il grande barracuda della foto più in alto. Anche lui si era cominciato nei libri di testo, si vede presenza saltuaria in Adriatico. No, adesso lui col caldo e col non freddo durante l'inverno, perché poi l'acqua si scalda subito come arriva la primavera, adesso lui è straregolare che in acqua c'è. Si fa fatica a vedere perché tende a non entrare all'interno delle barriere frangiflutti, ma d'estate ci sono sempre. Zero pericolo per l'uomo, se è chiaro, cioè non gliene frega niente. Si è cominciato a vedere anche però questo più a largo, c'è stato qualche avvistamento in Croazia, che vuol dire anche da noi, semplicemente non è stato preso, del grande barracuda. Questo qui è il barracuda, quello dei documentari, Mar Rosso, le Maldive, che è quello che diventa anche 20-25 kg. Ha lo stesso comportamento del barracuda nostrano, diciamo, solo che è più grande, più spavaldo, semplicemente perché è grande. Anche lui, se vi interessa saperlo, nelle zone d'origine dove viene pescato, tipo è franato anche lui perché l'hanno già pescato tutto. Questo giusto per farvi capire. Questo qui è un altro caso un po' particolare. Allora, l'ombrina bocca d'oro, che anche questa al mercato si comincia a vedere, tante volte la sfilettano, tante volte sono di questa taglia. Questo qui è un pesce che fa sempre parte della famiglia degli scenidi, cioè il suo cugino degli scenidi, ma come l'ombrina e la corvina, per capirci.
È un pesce che è sempre stato presente, è endemico nella zona di Cadice, della Spagna, nel Portogallo, lo stretto di Gibilterra. Qui in Adriatico, in Mediterraneo, non era mai arrivato. Adesso si cominciano a prendere alcuni esemplari di questo tipo. Allora, gli anni scorsi, mezzo chilo, tre etti, ed erano chiaramente esemplari che non è che sono arrivati direttamente per il riscaldamento, per le zavorre, è roba fuggita dagli allevamenti. Dovete sapere che questo pesce c'ha carne bianca, è un buon sapore, la compattezza delle carni è meglio di tanta altra roba allevata e rende bene alla cattività anche. Si ammala poco, ha una resa abbastanza buona e viene allevato nella zona dell'Argentario e alla Cromaris, una mega ditta di allevamento da pesca che c'è in Montenegro, Croazia, in quella zona lì. Praticamente è comune che qualche esemplare fugga dalle gabbie d'allevamento. Si è cominciato a vedere negli ultimi tre anni, per la verità, che sono stati catturati anche esemplari grossi da 10-12 kg. Questi qui sono esemplari che hanno raggiunto l'età adulta. Sono sicuramente esemplari che sono scappati dall'allevamento, hanno trovato condizioni accettabili e hanno ricominciato ad avere un loro sviluppo, probabilmente cominceranno a riprodursi e è probabile che tra qualche anno si comincerà a vedere una presenza di questi pesci anche. Anche qui ho già ecco un altro pesce che mangia tutto. No, proprio no. Questo qui è un pesce che per capirci come comportamento è molto simile a una spigola. Animale opportunista, mangio un po' quello che mi capita a tiro, ma non come tutti i pesci si autoregola. Questo qui era un po' il mio discorso finale che volevo fare anche di base. Le specie sono tutte allottone, le carpe le hanno portate i romani da noi, dall'Asia, con delle anfore di terracotta. Loro cercavano periodicamente i loro spostamenti, avevano queste mega anfore, buttavano dentro dei pesci, quando arrivavano qua da noi morivano quasi tutti, hanno visto che le carpe, i carassi, pesce rosso, sono quelli che sopravvivevano. Li hanno mollati qua da noi, adesso è follia dire che la carpa è un pesce allottono. Un po' tutte le specie tendono dopo un certo periodo di tempo ad autoregolarsi, a patto che l'ambiente in cui vengono immesse abbia tutti quegli attori in campo per permettere un'autoregolazione del sistema. Torniamo al discorso che facevo prima del granchio blu, abbiamo tolto le razze e le gallinelle che se lo mangiano. Questo qui è un po' il succo del discorso che volevo far passare, che ormai parlare di specie aliene senza inserire nel contesto in cui si trovano non vale più, cioè non ha neanche più senso. Ormai l'habitat è talmente cambiato e modificato che adesso l'habitat, cioè sono alieni quelli che c'erano prima per l'habitat che abbiamo creato. Non so se sono riuscito a far passare questo concetto qui che è un po' astruso. È quello, anche la pesca in sé. L'Adriatico è una zona completamente pianeggiante dove non c'è nulla. Prima dell'utilizzo di navi da pesca molto potenti e con la capacità di fisicamente di pettinare il fondo, di pelarlo, c'erano le presure, piccoli banchi di posidonia, che in un ambiente molto standardizzato come può essere l'Adriatico sono fondamentali. Voi provate a pensare a un fondale classico che c'è nel Lazio o giù in Sardegna. Noi togliamo, non so, c'è da fare un alaggio per un porticciolo lì, tutti gli ambienti, oh, roviniamo, ma lì effettivamente il grattare
40 metri di riva e fargli un alaggio per le barche non crea un effettivo danno, perché tutta la costa è molto variegata. Il discorso è molto diverso che, pensate a quel tavolo qui, ci sono solamente i microfoni e le bottiglie. Noi togliamo questo, è vero che noi abbiamo tolto poche cose, ma quelle poche cose lì erano quelle che permettevano l'instaurarsi, uova, pesci piccoli che trovavano rifugio. In un ambiente del genere, pochi oggetti tolti, pochi habitat modificati vanno ad intaccare pesantemente tutto il resto. Io stesso sono stato testimone, io ho fatto una campagna di pesca nella zona dei fondi sporchi davanti ad Ancona, una zona molto piccola, non è che sia interdetta alla pesca, che c'è talmente sporco che le navi si rifiutano di tirare perché spaccano le reti. In una zona di tipo 3-4 miglia quadrate, che è niente, cioè non so, è tipo una concessione delle cozze, 3-4 miglia, insomma, proprio poca roba, c'è di tutto, squali, razze, scorfani e di taglia grande. Nella zona adiacente questo fondo sporco ci sono ancora quelle poche imbarcazioni che hanno avuto la fortuna di trovarsi col porto esattamente davanti, quindi costi-benefici ancora fattibile, riescono ad avere un profitto decente perché riescono a catturare quel surplus di animali che si genera nella zona, poi quando sono troppi escono e vanno a ricostituire il popolamento nelle zone limitrofe. Lì c'è tutto uno studio dietro, c'è di impatto ambientale, cioè non che dobbiamo affondare una petroliera che sì, ci girano attorno i calamari, poi coloriamo di petrolio il cormorano, cioè come tutte le robe va fatta, però diciamo che era meglio non togliere quello che c'era prima. Queste cose qui sono tutti accorgimenti che vanno valutati e vanno studiati, ma per esempio in Australia è comune già adesso affondare soprattutto vecchi scafi di aerei, vecchie automobili quando erano fatte ancora con i metalli abbastanza puri, cioè alluminio, del ferro, che non avevano dentro altre cose, è diventato abbastanza comune adesso ancorare al fondo e ricreare barriere da questi scheletri, che perché poi considerate che poi dopo un certo periodo di tempo il mare si mangia tutto e quello che c'era sotto viene inglobato da roccia viva. Io dico roccia, ma c'è dentro il corallo, il coralligeno, il piccolo polichete, poi quello che c'era sotto. Paguro è pieno di pesce adesso, cioè pieno di pesce, anche lì. Speriamo che non le dismetta. Esatto, cioè personalmente una follia quella lì. Se non le piattaforme sarebbe una follia. Questo è il mio parere, lo dico che no, ma anche il mio mi sa. Fortunatamente costa talmente tanti soldi dismetterle che lei mi cerca di rivedere. Non ha mai girato, quando spenta non inquina. Sì, sì. Basterebbe bonificarle un po', ma lasciarle lì. Che poi anche lì è del metano, quindi anche se ipotetiche non è neanche solubile. Cioè, di qualche cosa che c'è, di strutture, ma... È una follia cercare di toglierlo lì. Torniamo al fatto che non si affrontano le cose scientificamente. Allora, per anni si è detto ai pescatori, vai uomo, pesca, ma ho pescato meno quest'anno, come mai? Fai una roba, prendi un motore più grande così peschi di più. Non è che pescavi di più, ma perché se prima navigavi prendevi 100 cassi in 5 miglia, adesso per prendere 100 cassi devi fare 40 miglia. Adesso si è arrivati a un punto che costa troppo andare fuori a pescare e il pesce non c'è. Quindi è sempre perché si affrontano le cose in maniera antiscientifica, adesso
quelle sparate da talebani che no alle paleoliche, no alle piattaforme, no, va bene, ma l'energia serve. E poi siamo egoisti due volte e arroganti, prima abbiamo cavato tutto, poi adesso, per fortuna, non è che era il nostro scopo, ma gli animali si sono abituati a rivivere, ad abituarsi a qualcosa che hanno creato, no, le togliamo perché non mi piace vederli. È un atteggiamento che non ha nessun fondamento scientifico ed è proprio anti, è anti animali proprio, una follia. Voi pensate che tutti... Assolutamente. Sì, sì, poi era tutta bassa, cioè ci facevi il grano turco volendo una... Quindi, volendo, tutto sommato, non danneggi neanche il ambiente, forse... Ma infatti, non, cioè il voler togliere tutto, togliere le piattaforme, togliere i pali, non ha senso. È proprio una presa di posizione ideologica che non serve a niente. Pensate che l'Adriatico, il mare Adriatico di fronte alle coste dell'Emilia Romagna, grazie alle piattaforme, grazie fra virgolette, e grazie al poligono di Tiro, ha un terzo delle acque territoriali vietato alla pesca a strascico, più le aree di tutela biologica fuori Ravenna. Quindi sicuramente la pesca avrà la sua importanza. Ma qualche cos'altro incide anche sui pesci e sugli esseri. Io questo è chiaro che alcune cose come la scelta di io so che dico una cosa che è molto scomoda, ma la scelta di fare ad un certo punto di dire che era necessario, obbligatorio mettere tutti i depuratori dappertutto senza rendersi conto che se il Po non apportava nutrienti all'Adriatico il rischio era la morte dell'Adriatico, perché avremmo un bel acquario trasparente ma senza niente, ma il mare Adriatico non è mai stato azzurro, è sempre stato verde, e soprattutto depuratori che cosa fanno? Trattengono quelli che sono i rifiuti organici ma continuano a scaricare in mare perché non abbiamo trovato ancora la soluzione per evitarlo, metalli pesanti, residuati chimici, così. E quindi questo è il grande dramma. Per cui oggi le vongole e le coste in particolare stanno soffrendo perché il mare Adriatico sta diventando oligotrofico, cioè con troppo poco cibo, mentre era il mare più pescoso del mondo perché c'era molto cibo. Se averlo fatto senza ragionare su che cosa si stava facendo, senza capire qual era il minimo vitale comunque necessario, lo fanno per gli oceani, forse anche per l'Adriatico. Se Croazia, Italia, Slovenia e Albania imperassero a parlare i progetti europei che stiamo facendo, stiamo mettendo in campo anche come Regione Emilia Romagna, servono un po' a far questo, ma credetemi, per 50 anni, per 70 anni anzi, queste due sponde hanno smesso di parlarsi. Smettere di parlarsi queste due sponde è stato uno dei drammi più grandi per l'Adriatico, secondo me, perché i grandi centri di ricerca che finalmente dopo 50 anni, come quello di Spalato, come quello di Rovigno che oggi rinasce, come quello come il CNR di Ancona, di Venezia e di Resina, probabilmente possono costituire delle basi importanti di dialogo. Basi importanti di dialogo che noi ci auguriamo creino delle linee guida e creino la possibilità di una gestione della governance in Adriatico, almeno per quello che riguarda la pesca e l'acquacultura. Purtroppo la pesca e l'acquacultura non può ragionare da sola nella governance perché veramente sono tanti gli aspetti esterni alla pesca e l'acquacultura che comunque vanno ad influire, perché l'inquinamento... No, ma quello che dice è molto vero, anche perché...
anche lo stesso trasporti, il rumore, guardate, ultimamente non se n'era mai ragionati, ma non si era mai ragionato su questo, ma il tema del rumore, dell'inquinamento, del rumoroso delle navi è un tema che in realtà ci si è veramente accorti, grazie anche dei progetti Italia-Croazia, quanto sia grave in Adriatico e quanto crei problemi. Allora, anche su questo forse bisogna ragionarci. Va bene le fonti alternative, però voglio dire, forse le nostre piattaforme gran rumore non ne fanno, ma una nave che tutte le settimane viene e attracca a Ravenna per scaricare del metano, attracca a Trieste, attracca a Fiume, qui di fronte esiste il più grande rigassificatore del mondo, d'Europa, e su questo non sappiamo cosa vuol dire. Forse farli in Tirreno e spostare con dei tubi qua il prodotto è forse anche più semplice. Sono cose lì, però insomma voglio dire, è chiaro che ogni aumento anche del trasporto in Adriatico va ragionato, per cui probabilmente anche ragionare sul fatto che in Adriatico si possono mettere dei limiti e possono essere più favorite navi meno rumorose. Ma questo assolutamente. Cioè, quindi ragionare su motori non a scoppio, ragionare su possibilità di motori diversi. Cioè, sono ragionamenti che vanno sicuramente fatti per il futuro. Non dico per tutte le cose vanno bene, no? Nel senso che voglio dire, immaginare che la mobilità in Europa sia fatta tutta con la rete elettrica credo che sia un po' una follia, ma certamente per una città avere una mobilità a rete elettrica è una cosa che probabilmente funziona molto bene. Magari non funziona bene attraversare l'Atlantico. Vabbè, però ma per Adriatico forse possiamo chiedere che certe navi abbiano determinate caratteristiche. Questo qui in particolare è un aspetto che proprio a me personalmente è sempre premuto cercare di far capire. Adriatico, tipo, anche noi stasera qui stiamo usando la corrente, cioè l'energia, volenti o nolenti, serve. Tra cosa facciamo? Adesso con tutti i problemi che ci sono, perfetto, tiriamo su del metano da piattaforme che già ci sono o riattiviamo delle centrali a lignite? Cioè non è neanche questione del male minore, è questione di essere pragmatici nell'affrontare un problema. La corrente serve? Sì. Per realizzare la stessa transizione ecologica serve energia. Da qualche parte va pur presa. È inutile focalizzarsi su no, basta, io le piattaforme le cavo perché non voglio vederle, via, puliamo il mare. Sì, poi non sono posizioni che portano alla risoluzione del problema. Questo andiamo perché negli anni pensi, non si è mai abbiamo finito praticamente. Allora, io subito c'è scappato l'orario qua, mi sa. No, siamo giusto. Elia, Bueloni. Elia Bueloni. Ecco, perché lo vogliamo ricordare, perché credo che Elia Bueloni sia stato veramente, assieme a Sara Segatti, molto importanti per questa serata, ci abbiano dato veramente degli spunti molto, molto vivi, anche perché il fatto che il pubblico sia intervenuto è stata una cosa che ci ha fatto piacere, no? Prego, dimmi pure. Ultima domanda. Se non vado errato, lungo la costa di tutto l'Adriatico noi abbiamo una corrente che gira dal sud verso nord e poi ritorna giù. Fa il contrario, va così. Cioè, se noi guardiamo la cartina, parte da Santa Maria e da noi va in giù, sì. Sì, torniamo a quello che dicevo prima. Allora, se le larve andavano sempre in giro dappertutto, quando c'è un sistema sufficientemente complesso per riuscire a reagire all'estraneo, non si ha un grosso cambiamento o comunque un cambiamento repentino. Adesso le stesse larve, gli ctenofori, quei cosi lì, le pagnottine qui, quei mini pandori. La noce di mare. Esatto.
Le larve ci sono sempre state, hanno sempre girato. Prima, quando le correnti, poi queste correnti anche si aumentano leggermente nel periodo invernale, quindi faceva più freddo, le larve non arrivavano pienamente vitali da noi durante la primavera, quindi anche se c'erano, la loro proliferazione era minore. Ci sono tutta una serie di aspetti, cioè non è che sia cambiato qualcosa nelle correnti, la corrente qui in Adriatico almeno per adesso rimane sempre, è che sono cambiati gli attori e si è cambiata la temperatura e quindi chi arriva e chi va trova nel punto di arrivo condizioni diverse che lo fanno aumentare o diminuire di numero. Una volta schiattavano, cioè io arrivo qua però c'è ancora freddo, non c'è abbastanza e muoio. La seconda domanda è invece questa: non ha mai parlato di delfini? No. Allora, quasi lo sai, io sono stato nel direttivo del corpo caricato della cooperativa. Uè, allora anche lì. No, ma le spiego. Io lo chiedo a un tecnico perché è difficile avere a che fare con uno, poi lei il pescatore li conosce, sono un po' come camionisti, Sono sempre la canna del gas, siamo. Però, magari adesso è vero, quest'anno anche un po', quindi senza quest'anno. Anche lì. Intanto stiamo parlando tecnicamente di tursiopi, che è il delfino come viene chiamato qui, ma il delfino comune è un'altra roba, sta più a largo, parliamo di tursiopi. E anche lì è che c'è talmente poco pesce adesso che se io tiro una rete invece di prendere 300 sogliole al chilometro quadrato ne prendo 10. Sì, io vedo la predazione del delfino perché mi mangia quelle 10, che poi comunque sono numeri che stiamo parlando veramente di robe irrisorie, tranne qualche caso particolare di alcune zone davanti a Ancona dove effettivamente ci sono pod di delfini che hanno imparato a dire ok, c'è la barca di quello lì che so che va a pescare lì in quel punto lì, tira sulla rete e gli pettinano tutte le sogliole durante la salita della rete. Pare però che lo facciano anche qui, abbiano imparato. Sì, però c'è meno acqua, fanno meno in tempo. Hanno imparato anche qui. Però sono numeri, cioè, farei fatica a quantificare effettivamente che danno c'è stato. Si nota di più perché calando la risorsa, sia noi che loro vogliamo le sogliole, quindi si... Probabilmente c'è un po' più interazione da quel punto di vista lì. Io dati alla mano e anche lavori fatti, anche abbiamo fatto da poco fa un sondaggio, ma proprio con loro. Nel filo comune è molto più spavaldo, il tursiope attacca brighe, manda via il delfino. Sì, poi c'è quello che ha rotto la rete di piuma. Quindi ogni tanto
Vai a sapere effettivamente se era il delfino, la tartaruga o la gabbia che ci sono passati sopra col quindi non... Grazie a tutti, vi lascio per la prossimo martedì. Come al solito cerco di lasciarvi con qualcosa di più faceto, vi lascio con una poesia di Gianni Rodari, Quanti pesci ci sono nel mare. Tre pescatori di Livorno disputarono un anno e un giorno per stabilire e sentenziare quanti pesci ci sono nel mare. Disse il primo, ce n'è più di 7 senza contare le acciughette. Disse il secondo, ce n'è più di 1000 senza contare scampi ed anguille. Il terzo disse, più di 1 milione. E tutti e tre avevano ragione. Speriamo che continuino ad avere ragione. Grazie. Te la manderò a Riberto, porto le ribalte, mi tiro una tegola.